Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: un naufrago dell'Isola dei Famosi è rimasto sfigurato per via di una prova col fuoco. Ecco le foto dei danni provocati. Naufrago sfigurato dalle fiamme. L'Isola dei Famosi diventa ogni puntata sempre più avvincente e il pubblico sembra apprezzare questa edizione per via dei momenti comici e spensierati che avvengono non solo sulle spiagge dell'Honduras ma anche in studio. L'Isola dei Famosi, naufrago sfigurato dalle fiamme. Ad animare le avventure dei naufraghi e a commentarle ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che spesso prendono in giro la conduttrice Ilari Blasi per il suo modo di condurre, a volte distratto e cacciarone, ma che tanto piace al pubblico proprio per la sua semplicità. I protagonisti, quest'anno non solo i naufraghi che stanno concorrendo per vincere l'edizione ma anche gli ospiti che vengono a sostenerli. Tra questi su tutti, l'avvocato di Cicciolina, Luca Di Carlo, chiamato l'avvocato del diavolo, che dal primo momento della sua apparizione ha suscitato molta simpatia da parte del pubblico e della Blasi. Isola dei Famosi, naufrago mostra i danni della prova del fuoco. Infatti, nonostante Cicciolina sia stata eliminata, la conduttrice ha chiesto all'avvocato di essere presente in studio anche se la sua amica non è più in gara, e in ogni puntata Nicola Savino e gli altri presenti in studio cercano di emularlo indossando occhiali da sole stravaganti imitando il suo atteggiamento. Tra gli altri ospiti presenti in studio anche gli ex naufraghi eliminati dal reality, tra cui Antonio Zechila, che nonostante sia stato il primo ad abbandonare l'Honduras, sta ricevendo critiche positive per via dei suoi interventi e per aver dimostrato che quello che diceva riguardo Estefania si è rivelato vero, specie nell'ultima puntata. Le foto delle conseguenze del pericoloso gioco. Tra gli altri naufraghi in studio anche Patrizia Bonetti, che sull'isola è durata molto poco. Appena approdata, l'ex Geffina si è dovuta sottoporre con Roberta Morise alla prova del fuoco, solo che qualcosa è andato storto. Dopo aver resistito per molto tempo è stata trasportata in infermeria per via delle ustioni provocate, a tal punto da essere costretta ad abbandonare il reality e a tornare in Italia. Isola dei Famosi, naufrago mostra i danni della prova del fuoco. Per via di questo episodio, la donna aveva dichiarato di voler fare causa alla produzione, cosa non avvenuta in quanto poi è tornata nello studio per parlare della sua vicenda. In un post, la Bonetti ha pubblicato delle foto dove fa vedere il suo addome completamente sfigurato dalle fiamme della prova del fuoco. Infatti, dopo questo episodio, la prova è stata eliminata all'interno del reality e al suo posto è stata intromessa la prova del girarrosto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.